Ma proprio ora doveva mettersi a piovere, ma veramente? Ma tu che stai facendo? Che dai, non puoi dormire! Oh, ha finalmente smesso. Quella che vedete alle mie spalle è la mia città. Che cosa ho fatto in questi giorni? Praticamente ho creato una cittadinella. Vedete, ci sono le torri, c'è il faro. Guardate che bellezza. Lì sto iniziando un altro progetto. Se vi ricordate, quelle case sono prese dalla vecchia Vanilla. E guardate qua. Inoltre, non è l'unica cosa che ho fatto. Infatti, ho lavorato. Faccio brutta figura. Non ho fatto brutta figura, meno male. Ok, che cosa ho fatto in questi giorni? Ho aggiunto dei add-on al mondo. Vedete questi villager che ci sono qui? Redstone, se ci parlo, vuole delle gemme di rubino per darmi delle mini teste da decorazione, semplicemente. Questo qua ci aiuterà un minimo. Ho creato un pochettino queste case che verranno abitate da questi abitanti. Quindi ho creato un minimo di commercio. Ok? Ok. Vedete, lui per esempio è dei minerali, mi dà il mini carbone, tutte le varie cose. Ma tutto parte. E lui invece per diamanti ci dà le gemme. Ovviamente ognuno vuole le proprie gemme. Queste gemme possono essere sia scambiate con diamanti, sia trovate nei vari dungeon. Quindi Stronghold, Downer e cose del genere. Quindi abbiamo finalmente creato una città effettivamente abitata, possibili giocatori e con un commercio. Devo dire che è veramente bello. Tu la devi smettere di saltellare perché mi stai facendo male al cervello. Tiè, smettila. Qui ho rifatto un pochettino la casa, ho cambiato un pochettino di colori perché era troppo legnoso. Possiamo fare un esempio di commercio qua, andiamo a prendere un diamantino. Eccoci qua, andiamo da lui, gli diamo un diamantino e ci scegliamo la gemma che ci piace di più. A me piace la gemma di topazio perché è gialla. Guardate che bella, abbiamo una gemma di topazio. In questa gemma di topazio che ci posso comprare? Tu le vuoi viola? Di nuovo! Ma mi prendi in giro? Vabbè, tra poco ce ne andiamo nel nether, va. Tu, dammi la mia testa. 3 player head. Semplicemente la mia testa. Vi piace? Ecco, perfetto. Non per dire, ma mi sono fermato a guardare questo frame del video. Cioè, guardate che bella Vanilla, cavolo. Cioè, non perché sia la mia, ma guardate che figata con l'ambientazione. Guarda la pioggia. Cioè, proprio bella, secondo me. Adesso abbiamo 3 player head che possiamo ottenerci o andare a scambiare di nuovo con l'altro villager che ti dà delle teste di player. Stavolta con la skin che dovrebbe essere lì. Comunque, adesso che vi ho mostrato questi aggiornamenti, andremo nel Nether. Perché? Perché dobbiamo andare a cercare la fortezza del Nether e poi andare a cercare lo Stronghold. Perché ho bisogno dell'elitra per lavorare in questo cavolo di mondo. Ok, andiamo. Ok. Salve, signor Ghast. Venga qui. Schiva. Come ho fatto a schivarlo? Come ho fatto a schivarlo? Oh, come si permette? No. No. E l'altro? Ho finito le frecce. Appurai Queen Toro. Oh, basta. C'è la fortezza. Ma che sedere ho avuto? Scusi, sta rompendo. Ammetto che ha fatto male. Comunque da queste parti c'è la fortezza. Guardate, non l'avevo vista. Possiamo entrare? Eccoci qua. Una fortezza terribile. Bene, ok. Dobbiamo cercare i blades per le blaze rod. Così possiamo farci gli ender eye. Salve, c'è qualcuno? Ok, li ho sentiti. Però non vedo nessuno. E ho bisogno di un po' di pietra. Quindi icone 29. Ora 21. Ora 12. Ora 4. Ok, il piccone non è più utilizzabile. Andremo con 48 blocchi. Pezzi, pezzi, eccolo. Salve. Mi scusi, muoia. Non ha droppato niente. Devo cercarne altri. Però io li sento, dove diavolo? Eccoti. Muori. E muori anche tu, chi se ne frega. Sì, ha droppato. Into the fire. Ma dove cavolo l'ho letto te che c'è scritto into fire? Va bene. Dai, into fire, però into the fire è più bello. Ho trovato un altro posto da dove si può passare. Dio, però è bello sto posto. Si potrebbe, come tanto è vicino al portale, si potrebbe creare un prolungamento falso fatto artificialmente, quindi che non spawn insieme alla fortezza. Che palle, però non ho picconi per spaccare, vi rendete conto? E tipo fare in modo che il portale sia dentro la fortezza. C'è proprio niente. C'è nulla. Ah, ecco, finalmente. Ok, quello di cui avevo. Come ti permetti? Mettiamole nella mano secondaria. Ah, fanno anche luce. Bene, da formare e ci vediamo fra un attimo. Oh, cavolo, cavolo, cavolo. Stavo per usare l'acqua. Chi non lo sapesse, l'acqua nel Nether non funziona. Muori. Muori anche tu. Ok, ne ho 5 che sarebbero. Non è che siano tante. Muori. E muori. Adesso ne ho 6. 6 per 2, 12. Non basteranno mai. Al meglio, ne voglio prendere un minimo. Non vedo niente. Ok, prossimo passo. Modificare la resource pack e mettere il fuoco molto più basso. Perché sennò non vedo veramente nulla.
Vabbè, ok, basta, si torna. 11, bastano. E avanzano, ce ne andiamo. Ci andiamo a fare un altro piccone, ci ripariamo questo. Su qua che cosa? Efficienza 4, ce lo ripariamo. E basta. La pala con Siltach che fa un po' non le prendo. Certo che li prendo, comunque la pala Siltach, perché ho tutto d'argilla. Ho detto a sto punto ma mi faccio la pala con Siltach, così raccolgo direttamente l'argilla e non le palline di argilla. Semplicemente. Ho problemi mentali, sì, perché se volo di sotto finisce. Però ehi, chi se ne frega. Piove ancora. Che bello. Ok, chest del Nether. Tiè. Allora, qua nella chest c'è un piccone con efficienza 3 e durabilità 1. Sto qua a efficienza 4. Ho detto, rischiamocela pure se abbiamo 20 livelli. Così al massimo c'è un'altra efficienza 3. Più avanti facciamo un'efficienza 5 unito. Ci mettiamo un mending e siamo a posto, no? Dammi un'efficienza Silk Touch. Meglio di nulla, va. Anche se inquietante, ci sta. Ok, quindi dobbiamo fare un'altra cosa. Ender Pearl, prendiamo tutte 8. 1, 2, 8. Via questo. E tiè. Ok, adesso ne abbiamo 8. Vediamo se riusciamo a trovare il portale. E poi chiudiamo. Scherzavo, non c'ho voglia, chiudo ora. Ciao.